They can break bones. The running bite. Guardalo, guardalo, che fiero! Che cazzo è, Danny Lazzarin? Ciao raga, oggi facciamo una bella reaction a un video molto figo. Spero che sia molto figo perché è quello che piacerebbe fare a me. Sono i cani da utilità e difesa dell'esercito. Sono americani, quindi secondo me c'è un po' di fanatismo, un po' di cazzodurismo. Perché generalmente l'utilità e la difesa attirano quelle persone un po' fanatiche che vogliono il cane cazzuto, che attacchi, che aggredisca così. Peccato che prima di arrivare all'attacco e all'aggressione il cane deve essere messo proprio a comando, deve essere un violino, non può sgarrare, deve essere una macchina da guerra, nel senso che appena lo chiami lui si deve fermare, se no è un macello, perché se va in giro al parco in situazioni quotidiane e ti sfugge di mano e va a mordere le chiappe del tizio che fa jogging, potrebbero partire dei problemi seri. Bando alle ciance, ciance alle bande, let's go. Most of these dogs are very strong, they will rip flesh, and some have strong enough mouths. Ecco, lui, raga, lui è il classico tipo dell'utilità e difesa. Io vi giuro, ho conosciuto vari elementi in Italia con la stessa faccia, cioè, così, con quell'espressione, con quella faccia, con quella barbetta, con quelle orecchie, così, uguale, con quel fisico, con quella salopè, uguale. They can break bones. They can break bones. Senti come lo dice, fiero, raga. And some have strong enough mouths that they can break bones. They can break bones. This. Che cazzo è, Danny Lazzarin? Sembra, avete in mente Danny Lazzarin quando fa vedere gli esercizi? Fa, no, allora tu ti metti qua, tranquillo, prendi il manubrio e fai questo gesto. È uguale! This military working dog in training is practicing controlled aggression. Deve essere messo tutto sotto controllo, non ti può... Il cane non è che parte. Lui parte quando tu gli dai il comando. Adesso vedremo, è una figata. They'll be ready to be deployed to one of the many US military. Cioè, alla fine, vedete, mi spiace, ma pure qua si usa il gioco del tira-tira per insegnargli questo. Eppure sono i militari e penso che sappiano un po' meglio di noi quello che stanno facendo, ecco, giusto? Military bases across the globe. But before they were powerful enough to bring down a full-grown human. They started out like every other dog does. It's kind of remarkable to say that there's any aspect. Guardali, sono dei piccoli sergenti istruttori con l'onnello, Madonna santa, ragazzi, sono belli, guardali, fierissimi, tronchetti. Of public security or national defense that relies on animals, but it's the truth. There are about 1,600 military working dogs currently serving across every branch of the United States military. Perché, raga, l'utilità e difesa non è il cane che ti attacca. L'utilità e difesa è fargli superare degli ostacoli, l'obbedienza, il piede, resta, vai lì. La ricerca olfattiva, gli esplosivi, le persone, la droga. La droga, anche quello. They all started here. E parentesi, non li drogano i cani per fargli trovare la droga. Te lo faranno vedere qua, non, forse non con la droga, però sicuramente qua vi fanno vedere tutto. At Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas. Io l'ho visto, ho guardato il primo minuto, ho detto, questo lo devo portare sul canale, training squadron. Perché quando... Scusatemi, io conosco un carabiniere che è un istruttore, gli ho chiesto come si fa a istruire i cani da utilità, i cani dell'esercito, i cani dell'arma, e lui ha detto devi essere carabiniere, poliziotto o militare per fare quel lavoro, e io purtroppo non l'ho fatto, ma potrei farci un pensierino, eh. Both dogs and handlers at various stages of training. Stay. Questo non mi piace, ma cioè questo approccio del trascinarlo via, perché? However many we produce, it seems like we can never get military working dogs out fast enough to meet the demands of the Department of Defense because they're just such a vital asset to everything we do. I can't hear.
Several hundred dogs are in training at any given time, which takes about 120 days to complete, and is split into two blocks, detection training and patrol training. Prima però c'è tutta l'obbedienza. Cioè, se tu vuoi il cane d'attacco, devi prima insegnargli tutte le cose che ho insegnato io ai miei cani, cioè l'obbedienza a violino, ma proprio soldato, veramente. Patrol training is teaching a dog how to essentially chase after a suspect that we're trying to apprehend who is uncooperative. E poi una cosa che io non sapevo è che le tipe che fanno i militari si devono proprio legare i capelli in un modo, come le ballerine. Si devono fare una specie di chignon, che è una cosa particolare proprio per le militaresse. And controlling. Se sei una militaressa e vuoi smentire questa cosa, scrivimelo. That dog and their aggression. So it's a non-lethal or less than lethal option for military members that defend installations or secure installations to use and apprehend suspects. Yeah. Good. But before they learn to chase down a suspect, col gioco, the dogs have to perfect their obedience training. Good. Yes. We want to have a good foundation in obedience because down. Those commanded positions, good. The sits and the downs, they need to have those proficient before we can start asking for this in a higher level. Vedi, devono avere un altissimo livello sit. Di controllo. She's not there yet. Sit. E vedi, qui sta dicendo che da terra seduto questo cane ancora non lo sa fare. Perché da su a seduto è un comando, da terra a seduto è un altro comando. E lui ci sta facendo vedere che se glielo dice vocalmente il cane non rispondeva. E quindi dice non è ancora pronta, devo darle il gesto, guarda eh. Questo ti interessa, ascolta, ti interessa. Sit. She's not there yet. Sit. Vedi, deve give her that. Inciterla. Significa che il comando non è ancora infallibile, capito? She's able to do it. Yes. Oh. So the way that we teach poi ovviamente premio in cibo. We all do it in anticipation of a reward. We use marker training where we end up saying yes when we can mark whatever behavior we want at the precise times. So this is Gritta and she's a sweetheart. She looks like an old lady. She's not old, I promise you. I've been working with her maybe for about 2 weeks now. So far right now I've been working stability with her where she's able to maintain position whenever I walk out to end a leash. E vedi quanto lavoro down. Prima. Good girl. And then the part that I've been working recently. Sit. Se non ci sono le basi. Good. Is getting her to sit from the down. Yes. Sit from the down. Hop. The dogs are also taught how to conquer the obstacle course or confidence course. A piede, vedi. Crawl. A piede dentro il tunnel. The general purpose is just getting them comfortable with going over certain obstacles. So to simulate stuff when these guys go and work for police departments, like we have one of the obstacles that simulates a window, narrow areas, going upstairs or over some sort of barrier to go and chase down a suspect. Once the dogs have a solid foundation in obedience training, they're ready to move on to the controlled aggression phase of patrol training. Isaac, out, good, sit. Visto, appena out, il cane molla, perché gli hanno insegnato il molla come io insegno il lascia ai miei cani, no? To show aggression, especially grave, when it's on demand. It starts with this dog's breeding, this dog's background, coming from parents for generations that were bred to be this type of dog. The Department of Defense uses breeds like Belgian Malinois, selezione. Dutch Shepherds, and German Shepherds that are... Utilizzano questi cani perché sono cani dalla tempra dura. Cos'è la tempra? La tempra è la capacità di sopportare eventi pesanti, ecco. Quindi questi sono cani che non si spaventano. I Border Collie sono dei cagoni, non va bene per queste cose. È anche vero che per quanto riguarda gli ordigni, comunque la ricerca olfattiva, vengono utilizzati spesso i Labrador, perché i Labrador hanno 220 milioni di ricettori e hanno un fiuto pazzesco. Però il pastore tedesco ha sia un fiuto pazzesco e gli piace il gioco di fiuto, e è un cane affidabile perché non si spaventa. E se sei sul campo e questo cane si spaventa, non è più utile, no? Between 1 and 3 years old.
We're looking for a well-balanced, environmentally sound dog that does not have issues for fearfulness or timidity. We're looking for a strong, confident dog that also likes to use its nose for hunting. We're looking for a confident bull dog that's willing to bite and defend its handler if need be. Roughly 400 dogs are purchased for the program every year. Però non mi piace, non mi piace questa cosa qui delle gabbie. Cioè io quando vedo le gabbie, poi magari sono gabbie spaziose, però non lo so. Cioè, non lo so. Però guardalo, guardalo che fiero. Che topo. We started the program in 1998. It's basically a contingency plan. The idea is that since we obtained the vast majority of our dogs overseas, something might happen to interrupt our supply of military working dogs. So in 1998, we began this rather small-scale breeding program to establish an organic ability on our own to breed and develop military working dogs. Guardali qua! The program rears the puppies until they're 6 weeks old. Lui si è bloccato. They're fostered out to homes in the local community until they're 7 months old. C'hanno le facce serissime, cioè sembra che siano degli addi. Sai quando metti la faccia degli adulti sul corpo dei bambini, no? Quell'effetto lì. 7 months is the first age at which I can apply a test to the puppies and determine whether or not they are good material as military working dogs. That their behavior expressed at that time predicts how they're going to behave as adults. Standards are brought back to Lackland to prepare for the military working dog course. La ricerca, vedi. This is what we would call the beginning stages. È così, così che gli insegni le cose, raga. Our dogs are taught how to apprehend people. Jason. Vedi, quello che sta facendo questo ragazzo è il ruolo del figurante. Il figurante deve simulare un aggressore, quindi deve fare dei movimenti e degli sguardi al cane che non sono violenti. Il cane lo vive come un gioco, ok? Però serve per simulare quello che poi il cane dovrà andare a fare veramente, in maniera tale che poi il cane non si spaventi quando poi succede e dice sì sì, è il mio gioco, come se io tiro fuori il frisbee al mio cane, no? Uno sconosciuto tira fuori un frisbee, il mio cane va lì e sa già quello che deve fare, ok? Questo è lo stesso per loro, è il loro gioco. I lavori dei cani sono tutti giochi, ok? Loro devono giocare. Ma pure noi, il nostro lavoro è il grande gioco. Se non ti piace il lavoro che fai, appunto, e non è un tuo bel gioco che ti diverte, ci soffri, capito? Come i cani soffrono quando non gli fai fare il loro lavoro che gli piace. Drive. O glielo fai fare in maniera che non gli piace. A dog's natural instinct is to chase and grab stuff. So we play istinto off predatorio. Off of the drives. The puppies are tested one final. Ad esempio, in questa attività l'istinto predatorio viene incanalato in questa cosa qua. Ma tu sei sicuro che questo cane non è che all'improvviso ti prende, ti parte e vada allo sconosciuto che fa jogging? Perché questa è gente che lo sa fare. Cioè, se vuoi fare le cose, le devi saper fare. Time when they reach 1 year old. And 30 to 50 ultimately enter the military working dog course every year, where they'll continue to build on skills like controlled aggression. What we're training guardate che controllare l'aggressività non è facile. The situation where cioè, a military io working dog handler timore, in the field dico, would have to apprehend so a suspect using a military working dog. What we train, we call it the 6 phases. And initially we do the field interview, which is when someone approaches. Al di fuori dell'attacco, tutta la cosa dell'obbedienza, quello secondo me è fondamentale. Per qualsiasi cosa tu gli voglia far fare, soprattutto se vuoi fare un cane da difesa. Ma questi non sono cani cattivi. Is the dog, and it shows that the dog can be stable, maintain position, and you know, not attack just any random person that comes up to talk to you. Il cane deve essere stabile, non deve farti and then a caso. We move into the running bite or the pursuit and attack. Okay, se vedete, la morsa è sempre so this rivolto is a bite sleeve, basically sulla sleeve, it's just a sulla manica, sul manicotto, that we use non to teach the dogs altre how zone, to la bite. È controllata toddler, la cosa. Yeah. È un gioco. I miei cani prendono il frisbee, non è che prendono il braccio del passante. Weather and some foam on the inside, and then on the outside, like the burlaps to cover it. So these ones provide a lot of protection. This one you really don't feel much. They're biting more of the material. A me spaventa più lei del cane. If you feel anything, it's more just a slight pressure.
Most of these dogs are very strong. They will rip flesh. Most of these dogs are very strong. We rip your flesh and break bones. And some have strong enough mouths that they can break bones. Obviously, if you're running and the dog is chasing after you at full speed and jumps up, grabs a hold of the arm, takes you to the ground, there's a whole lot of other injuries that may come along with that. But any of those options, I would argue, are still better than lethal force or even some other less than lethal options. The dogs are also trained to stand down from an attack if they're called off by their handler. Okay. The capping you're putting their favorite thing in the world and you're saying, don't touch this. Finally, the dogs are trained to maintain position while their handler pats down the suspect. And be ready to attack if the suspect makes any sudden or aggressive movements. When the dog is coming at me, I definitely feel an adrenaline rush. I've done a lot of like extreme sports and sarebbe da provare, io non l'ho mai provata sta cosa. Is when vorrei provarla. At an all-time high. You're the field. A fare il figurante e a farmi prendere. Patrol training also includes scouting exercises where dogs are taught to search for a suspect. Questo è fighissimo, both in a building and questo è troppo woods. Figo, dai. What you got, mama? The way that odor works is if he's the source right there. Ma lo vedete quanto i cani sono felici? Kind of like lo vedete che sono presi so bene. Start to see the dogs bracket get non vedo l'ora. To smaller to smaller to smaller to smaller. Then she gets boom. Source. Perché soddisfi le motivazioni predatoria di ricerca. Le soddisfi, è un lavoro, li appaga e sono felici di farlo. Hey, you found him. Give that challenge and also give the suspect the last chance to give up per se. If not, we send the dog in. You're the fifth. Come on, Mercy, my dog! Get him! The dog's ability to vedi anche le cose che dicono sono quelle che direbbero nella situazione reale, così il cane si abitua, no? Which is focused on detection. Using training aids filled with trace elements of explosive materials or narcotics. The dogs are trained to detect an array of odors. Non li drogano, non li drogano, non li drogano. Trainers utilize classical conditioning to hone each dog's natural detection. Cos'è il condizionamento classico? In capabilities. Vediamo se avete studiato. The dogs we observed were between 1 and 2 years old. Scrivetelo qua sotto, eh. Cos'è il condizionamento classico? Sotto nei commenti, forza, fatevi avanti. It's all about pairing an odor with a reward system. So the dog relates this reward with that odor. And of course, to do that, the dog has to have value for the reward. So no matter what, if it thinks I'm hiding that ball, it's going to search and search and search until it finds that ball. And it's just pairing of the odor on top of that. Through repetition, the dogs learn that finding a source of odor means they'll get rewarded with their toy. Grazie per il culo. Once a dog forms that association between the odor and their toy, they're ready to move on to the next step in their training. This room is filled with boxes containing either nothing, a novelty odor, or the odor the dogs are trained to find. Lo cerca e quando si siede that its basic form, odor dissipates. So the dog is picking it up at its weakest area and it's following it to its strongest point. And then they're going to bracket it back and forth and follow where odor is until they finally get to the source. When the dog finds the source of the odor, they're trained to give a final response, going into a sit or down position. Eventually they're going to have to work as a team with their handler and then the handler is going to have to see that change of behavior. So if the dog were to move, it's going to be harder for the handler to make that determination that odor is actually there. Once the dogs are proficient in searching for odors in the box room, they move on to larger environments. Lo vedete come si muove, lo vedete quanto è motivato il cane, no? Lo fa volentieri, guardate com'è reattivo e felice. Our voices are one of the most important things that we can utilize in order to persuade, ask, or tell the dog what it is that we need them to do. When we first make a presentation on odor, we're trying to kind of ask the dog to come there. So, hey, check here, look here.
kind of that pitch of it's fun, it's exciting, come to me, it's gonna be more fun. Cercare di giocare, essere eccitante, cioè cercare di attirarlo con tono della voce. And after that, if they're still not coming towards us, then we start kind of using more of that command voice, that hey, check right here, up here, look here. Bronco, check. So that's mainly those voices, and it's just something that with experience it gets sì, quando, more quando, fanno, quando ormai sono addestrati e fanno i cazzoni, non rispondono al comando, ci sta a cambiare un po' il tono. Quando quel cane ha imparato quel comando da tanto tempo, ma ha imparato veramente, cioè come loro, e decide di non farlo per sfida, perché dice ma proviamo a non farlo, e ti fa oh, fallo, ok, va bene, scusa, no? Ok. Tune to be that much more meaningful than the dog. Handlers are trained to anche perché sennò si abituano poi a trasgredire, non deve succedere. Out for any behavioral changes in their dog that could indicate they've picked up on a scent. Aggressive response. His change of behavior, he'll do kind of like a head snap. Whenever he picks up odor, he'll snap his head. And he's very sporadic, typically running around, very hyper, but he gets a little more focused when he gets on odor. Lui sente l'odore e diventa più, cioè tutto erratico, e poi trova l'odore e si mette là. Each dog learns differently, just as each person has their own personality. Each dog has their own personality, and just as if you were trying to teach school age children or high school or even at the college level, each person's going to have something that they need different to understand the task. I think maybe the most common misconception is that a lot of these dogs do it because they're excited about doing it. It's to them, they get excited about work. A lot of people think that these dogs are very aggressive, and while that does happen, we do get some aggressive dogs, a lot of them are very friendly, and they do want to play with their handlers, and they're just normal dogs at the end of the day who want attention and care. And... ero tornato all'aeroporto dall'Olanda e sono arrivato a Milano. C'erano i cani della dogana, così quando l'ho visto il cane lo sono subito andato a salutare, mi ha fatto delle feste pazzesche, era super super socievole. E se lo paragonavo al mio, io avevo un pastore tedesco all'epoca, il mio non era così socievole, il mio era un bello tosto e non faceva ste robe qua. E quello sì, invece. Quindi un cane appagato è sempre meglio di un cane frustrato che non fa una mazza, ok? Dog would normally want from a human being. They just understand that they've been taught certain behaviors that are play to them. Once the dogs complete their training, they're evaluated in their detection and patrol capabilities. Roughly 90% of the dogs that enter the program will graduate. Bravi. Be deployed to one of the many US military bases around the world. There's a huge sense of mission accomplishment and pride when these dogs get out. I mean, we're out here very early in the morning and sometimes super late in the afternoon. And when you finally get to see these dogs qualify and you know that they're going to go out to a handler in the field and, you know, go on to a bigger mission, there's a huge sense of pride there. Quello istiga un po', non è bello farti la troppe pacche al cane, eh? Vabbè, bello, mi è piaciuto molto e... Se vi è piaciuta questa reaction, mettete un like e noi ci vediamo alla prossima.